sono emersi in questi anni e che possono essere valutati pubblicamente, e dopo questa commissione valuterà se effettivamente ci sono degli elementi per dire che la versione ufficiale dell'11 settembre è una pazzana colossale, oppure se tutti questi anni abbiamo preso lucciole per lanterne e ci siamo sbagliati tutti, ma in realtà la versione ufficiale è quella che conta. Tutto qua. Non si tratta di gridare per forza al lupo, di prendersi e dire ah, è stato tutto complotto. No, tutto quello che vogliamo è capire, e l'unico modo per capire e in un sistema democratico condividere queste conoscenze è proprio l'apertura di una commissione di inchiesta trasparente e indipendente. Questo è tutto quello che queste persone chiedono. Queste persone si sono formate tanti di quei gruppi, di quelle associazioni che chiedono quello che vi ho appena detto, che fanno paura. Tornando ai piloti, per esempio, questa è una chicca che ho preso al volo perché è abbastanza recente, ma ripeto, una cosa abbastanza recente, per quello l'ho messa, perché magari non tutti l'hanno sentita. È un rapporto ufficiale dell'ente che si occupa della sicurezza dei trasporti. Il rapporto ufficiale dell'NTSB, che riguarda i due aerei che hanno colpito le due torri gemelle, dimostra che volavano rispettivamente a 945 km orari e 796 km orari. Qual è il problema? Rilevato appunto dall'Associazione dei Piloti per la Verità sull'11 settembre, il problema è che il Boeing 767 non è più manovrabile se va oltre i 660 km all'ora. Questi dati sono stati confermati dall'ex dirigente della NASA, Dwayne Dietz. Ne consegue che gli aerei che hanno colpito il World Trade Center non potessero essere gli aerei di linea dei voli United 175 e American 11. Scusate. Quindi abbiamo un'associazione di piloti che, basandosi su dati ufficiali, dice una cosa semplicissima, anche se è difficile da accettare, che quegli aerei non potevano essere quelli di linea che sono stati presentati dalla versione ufficiale. Quindi ci sarà da indagare su questo, no? Comunque, scusa Martino, cosa vuol dire non è più manovrabile? Cioè che va in automatico? No, manovrabile vuol dire che perde manovrabilità, cioè praticamente ad una determinata velocità l'aereo può essere manovrato in maniera abbastanza agevole. Oltre una certa velocità diventa impastato, duro, cioè praticamente non puoi più controllarlo agevolmente come a un range di velocità inferiore. Vabbè, comunque, come dicevo prima, c'è stata un'associazione di polizia, poi questo qui è oltre ad essere stato campione di wrestling, Jess Ventura comunque è stato governatore di uno stato, mi pare, dell'Arizona, se non ricordo male. Quindi, del Minnesota. Grazie della precisazione. Comunque è stato un governatore, poi abbiamo Charlie Sheen che insieme ad altri attori, artisti, cantanti hanno formato un'associazione anche loro che chiede la riapertura di una commissione d'inchiesta. Quindi abbiamo un gran numero di personaggi eccellenti che si è esposta in prima persona mettendoci la faccia e il nome per richiedere quello che vi ho appena detto, per chiedere che appunto venga fatta luce, che venga messo in discussione tutta la quantità di elementi che sono emersi in questi anni, che sembrerebbero dimostrare che la versione dei fatti dell'11 settembre non sta in piedi, fa acqua da tutte le parti. E tra l'altro vi ricordo, visto che è morto qualche giorno fa, il buon Cossiga, non so, molti di voi forse non lo sanno, ma Cossiga, tra i vari sassolini nelle scarpe che si è tirato fuori negli ultimi anni, ha detto la sua anche sull'11 settembre. Naturalmente, in occasione della celebrazione della sua figura, in occasione della sua morte, nessuno ha tirato fuori quella dichiarazione che fece, ma io la ricordo benissimo. Cossiga disse espressamente: l'11 settembre è stato un inside job, un'operazione interna portata avanti dalla CIA e dal Mossad. Questo l'ha detto Cossiga. Poi è chiaro che Cossiga, quando dice una cosa che fa comodo, è un grande statista, quando dice una cosa così è un povero pazzo. 10 minuti, Sì. Comunque, qua abbiamo delle immagini anche filmate molto interessanti che mostra proprio acciaio che fonde, proprio una fontana di metallo che fonde e scende, presumibilmente fusa proprio da
dalla termite, che è il materiale che è stato indicato come il principale imputato dei crolli, cioè non è un materiale esplosivo, ma è servito per segare, per tagliare le travi portanti del World Trade Center. La termite è tra l'altro un materiale che brucia a temperature elevatissime. Dovreste vedere un filmato che circola in rete che mostra due ragazzi che fanno una dimostrazione con la termite, è una roba micidiale, da non credere che cosa può fare. Ma adesso il tempo corre, non ho tempo di raccontarlo. Ad ogni modo, un elemento a sostegno del fatto che l'11 settembre sia stato usato questo tipo di materiale, la termite, è denotato dal fatto che addirittura ancora sei settimane dopo i crolli delle torri, sotto, mentre i pompieri scavavano, comunque mentre venivano effettuati degli scavi per rimuovere le macerie, sotto continuavano ad esserci delle zone estremamente calde, al punto che appunto vedete ancora fuma. E qui addirittura hanno trovato proprio delle zone con del materiale, queste sono travi fuse praticamente, guardate quest'altra immagine qui. Qua c'è proprio una benda che sta tirando fuori un pezzo di metallo che è ancora fuso a settimane di distanza dal crollo delle torri. Come può il cherosene o altro materiale infiammabile continuare a bruciare sottoterra per settimane? Se voi fate una ricerca sulle termite scoprirete che una delle sue caratteristiche è proprio questa. Ad ogni modo, quella che vi mostro adesso è una foto, secondo me è una foto che chiude qualunque discussione. Questa foto per me, parlo naturalmente per me, ma credo di essere, che molti di coloro che hanno indagato sulla questione dell'11 settembre saranno d'accordo, questa foto secondo me dovrebbe aver già chiuso ogni discussione. Come vedete il pompiere, guardate, quelle lì sono le travi portanti di una delle torri, guardate, quella là in particolare, vedete che è proprio segata diagonalmente, se ci fate caso addirittura nella parte bassa vedete proprio il metallo fuso, lì proprio si vede chiaramente la termite che è stata piazzata in diagonale, così è una tecnica proprio consolidata nella tecnica delle demolizioni controllate, in modo che no, si fa questo taglio diagonale e la trave praticamente quando viene tagliata scivola, no? Per gravità, scivola e praticamente pan! Insomma, per me questa foto, che vedete non ce n'è solo una, sono tutte tagliate così. Indagate anche su questo perché ne vale la pena, così come anche varrebbe la pena di indagare su, il tempo corre, sulle travi recuperate, gran parte delle quali sono state frettolosamente portate via e vendute alla Cina o a chissà chi, vedete queste travi sono state piegate, ma meccanicamente una trave d'acciaio non si può piegare così, soltanto se viene ammorbidita da un enorme calore può piegarsi in questo modo, ma non è quello che vediamo in queste travi non è compatibile con la versione ufficiale che ci hanno raccontato. Così come non è compatibile questa, questo qui è un blocco di cemento e di acciaio fusi insieme da un calore estremo, al punto che l'hanno chiamato meteorite, questo per dargli un nome. Cioè, qui abbiamo un blocco di cemento e d'acciaio fusi insieme. Ah, interessante questo fatto, questo qui è l'unico schedario che è stato ritrovato in qualche modo integro dalle macerie del torri. Lo schedario è praticamente mezzo fuso, però i documenti all'interno, i documenti cartacei stranamente sono ancora intatti. E questo fa il paio, qui vado avanti, non mi soffermo su questo, con un'altra stranezza che riguarda quei giorni, e cioè il fatto, vedete, questa qui è una foto che mostra delle auto in fiamme in mezzo a una montagna di carta precipitata dalle torri, che però non ha preso fuoco. Cioè, esiste un mistero su cui si è indagato ancora troppo poco, che riguarda un gran numero di auto, qualcuno ha citato 1400 auto, che intorno al compressorio del World Trade Center hanno preso fuoco, ma non si capisce come. Molte di queste, tra l'altro, hanno preso fuoco tutte dalla parte anteriore, cioè dove ci sono i cablaggi elettrici. Questo è un dato molto interessante e meritevole di indagine. Cos'è che ha provocato la fusione dei circuiti elettrici di macchine spente, oltretutto? Cioè, come hanno